Oggi il No Sense approderà sul canale. Scusa, qualsiasi cosa clicco, perdo. Potrebbe avere senso, però, eh. L'uomo che falliva le cose. Tanti auguri a te. Dobbiamo evitare le verdure. Vi chiedo scusa per quello che vedrete, perché questo video non ha senso. Meno degli altri, se così vogliamo metterla. Ciao. Ah, che bellezza, raga. Per oggi ho scelto un giochino tranquillo, tranquillo, che si chiama Fai o Muori. Che bello. Bene, ragazzi, questo è Happy e benvenuti su Do or Die. Avete presente quando navigate su internet e trovate qualcosa di strambo? Ecco, io di solito ci porto un video. Se ho capito bene, devi fare quello che ti dice, altrimenti muore. Quindi le istruzioni sono fin troppo semplici. Iniziamo. Che cos'è sta cosa? Perché hanno appena tolto la parrucca ad un orso? Io... vabbè, non parlo. Ah, gli dobbiamo tirare i popcorn in testa. Becca, bello. Vabbè, era troppo semplice questa. Pulisci l'occhio. Va bene, non siamo degli esperti. Però quel ninja va levato di lì. Mamma mia. Schiaccia l'insetto. Cioè, proprio così a manetta te li dai i minigiochi. Attenzione che c'è la bomba nucleare sotto. Eccola là. Lo sapevo io. Esplode il pianeta per colpa di una zanzara. Vinci lo show. What is the square root of... cos'è? Non lo so. Non lo so. Ho vinto! Flip the table! Altro che bottle flip challenge! Becca di sta beccia in faccia! Dai, lo stregia! Ma sbaglio se sono inquadrati gli alieni? Non fare niente. Questo sì che mi riesce bene, raga. È uno spettacolo, dai! Non so cosa significhi, raga. Chuck Huck. Ah, devo ammazzare Chuck Norris! No, non lo so. Mi sono lanciato io. Shoot the kite! Va bene. Allora, non sarà semplice. No. Preso. Piangi, schifo. Nascondi la tua scoreggia. Che vuol dire? Muoviti, stai qua dove c'è la X. In teoria non dovrebbe sentirti nessuno. Ah, che bello. Fare le puzzette e nessuno ti rompe le scatole. Cosa dobbiamo mangiare? Un panino con delle mucche. E vai. Un sandwich leggero, no? Che è successo? Perché stanno ballando insieme? Ho vinto! Beh, ne facciamo ovviamente un'altra. Stavolta un uccellino passò davanti a un trenino che stava mangiando degli spaghetti con le polpette al ragù. Ma che cosa si sono fumate quelli che hanno creato sto gioco? No, ma non mi puoi rimettere gli stessi livelli. Cosa l'ho mancato? Batti 5 al pirata? Che cosa sarebbe? Ops, schiaccia l'insetto, questo non era difficile, bagnami, prenditi. Vinci lo show, non mi ricordo qual era. Vabbè, questa era la stessa, no? Non ha senso. Non fare niente, quindi se clicco perdo. Oh, si è tirato uno schiaffo in faccia, ma perché? Il trenino cucciolino. Non pensavo che durasse così poco, dobbiamo trovarne un altro. Escaping the prison. Ok, dobbiamo scappare dalla prigione. Vabbè, queste cose sono semplici di solito. Ci sono due guardie che stanno a dire: ah, coglione, sta in gabbia, mortacci tu. Vabbè, saltiamo la intro. Come proviamo ad uscire oggi? Con una lima, con un drink strano, il teletrasporto, il cellulare, una drill o un rocket launcher. Vai, che figo. Ah, dentro la torta proprio per lanciarazzi? E dai, così. Sì, ma non penso funzioni. Cosa? Ma cosa? Ma non ha senso. Va bene. Se non è col lanciarazzi, sarà col cellulare. Non capisco quello che dici. C'è un omino in un tribunale che sta testimoniando. Perché? Proviamo qualcosa di normale. Allora, il drill. Questo fai un buco sottoterra e te ne vai. Mi sembra abbastanza semplice. Tipo la motosega. Eccoci. È arrivato in Giappone, probabilmente. No, è arrivato in un'altra prigione. Però ci siamo. Io userei il piede di porco, visto che c'erano delle sbarre di legno. No, no. Perché il piede di porco no? Mannaggia a te. Matrix. Destra. Ho cliccato. Dobbiamo cliccare e schivare, raga. Appena ce lo dice lui, eh. Two, one, go. Via. E lo sapevo che era dall'altra parte, ma ci avrei scommesso. Scappa dai proiettili. Giù di sotto sai. Mi sa che adesso dobbiamo tornare su, immagino. Cosa sta succedendo? Di qua, di qua, di qua. Ho cliccato di qua. Corro a più non posso. Scappo dalla legge. E gira di qua. Mi stanno prendendo, è finita. No, hanno tolto la musica nel frattempo. Non so perché. Ma scusa, qualsiasi cosa clicco, perdo. Teletrasporto. Clicco, me ne vado. Ciao belli. Oh, hai visto? Ce l'abbiamo fatta. Alla faccia vostra. No. No, che sfiga però. La lima, classica lima, no? Che te ne vai tranquillamente. Dalla finestra o dalla porta? Beh, dalla finestra, scusa. Abbiamo visto dalla porta c'erano i poliziotti. Gratta, gratta. Eccolo lì. Proviamo dalla porta. Magari siamo un pochino più fortunati. O magari no. Tra l'altro, raga, appena esce The Escapist 2, raga, lo portiamo sul canale, eh.
Ce l'ha fatta? Credo, clicca. Sì, c'è il tempo. Non mi dai il tempo di fare le cose. Clicco, clicco, cliccato. La faccia tua, bello. Di qua, mortaci. Pure il taser nella schiena. Calmiamoci subito, perché qui appena vado su play succede questo. Ploy. 3, 2, 1, go. Which man stole the cookie? Chi l'ha inculato? Non ha le braccia, è stato il bambino per forza. Ah, aspetta, ma c'è anche il coccodrillo. Myself is not a man. Che senso? Clicca Steve. Sì, semplice da dire, non si fa cliccare. Io non capisco questo gioco. Cosa devo fare? Devo dargli da mangiare. Tieni, riempiti lo stomaco finché non sei pieno e esplodi. Come fare a farlo esplodere? Beh, bella domanda. Non si capisce. Così si è aperto in teoria. Well, you're not allowed. Next mission. Copri il suo culo e dai. Boss defeat. Uccidi Mr. Clown. E come si ammazza? Non lo so, gli esplodi palloncini. Così piange. Ma non ha senso questo gioco. Non voglio più giocare, basta. Scegliamo un altro gioco, che ne dite? Nyan Cat Fly. Va bene. Play. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su o giù? Sì, vabbè, ma non ce la farò mai. Devo mangiare le cosine che mi capitano davanti. Va bene. Mangia le caramelle. Cos'è che non piace al Nyan Cat? La frutta, la verdura. Dobbiamo evitare le verdure. Se mangi le verdure, hai perso. Devi mangiare solamente le schifezze. Dai. Sembra abbastanza semplice come gioco. No, vabbè, quella non ci voleva, però. È inevitabile. Biscottino, gelatino. Ho evitato l'asparago. Prendi questo, così. Siamo in streak positiva. No, no, il cavolo no, neanche il sedano. Via di qua, bravissimo. Su, giù, giù. Scia positiva again. No, che caspita ho preso. L'insalata. Schivare le verdure, bello, sì. No, volevi. E ho ripreso la vita. Mangia le fragole con la cioccolata. Sì, così che incioppiamo. Il Nyan Cat più ciccione del pianeta. Non mi avete mai visto fiddare così tanto. Neanche negli Star vs Food. No, l'asparago. Ultima vita, poi sto gatto si ammazza se mangia un'altra verdura. Su, giù, no, come ho perso. Oggi il no sense approderà sul canale. Potevo fare un gioco normale come gli altri giorni? No, col cavolo. Questa musichetta poi, pensandoci bene, non ti viene neanche a noia dopo un pochino, no, no, no. Non è che gli zebedei ai piedi di sta roba. Esplode il cervello, mi sento male, non capisco il cavolo di quello che dici. Ma c'è un obiettivo, devo raggiungere tot metri per fare l'obiettivo, non lo so. Sinceramente, Nyan Cat, il primo gatto diabetico della storia. No, raga, c'è una turbolenza di verdura. Dobbiamo stare attenti. Ma immaginatevi cosa pensava chi ha creato questo gioco e perché l'ha fatto. Da piccolo deve veramente aver litigato con le verdure. Non c'è verso se no di fare una cosa del genere. Perché? Cosa ti deve passare per la mente? 3500 metri, vi sfido a fare più metri del sottoscritto. No, broccoli is bad, mortacci sua. E abbiamo perso. Troppa verdura. Perché questo gioco è nella categoria fanni, non è divertente. Sinceramente ho paura anche di questo gioco, Best game to play twice. Due volte addirittura. Vediamo. Grande. Fail man. The man who fails. Potrebbe avere senso però, L'uomo che falliva le cose. Non ci sono soldi. Che sfortuna. Scrivi il codice e te li prendi. No. Failman si schianta contro il vetro della banca per portarti i soldi. Grande Failman. Così il tipo è stato arrestato, non va bene, non ho parole. Gne, gne, che sta piangi, vorrei tanto un palloncino. C'è Feynman che ti porta il palloncino, te lo gonfia. E quanto ci scommetto che io pensavo esplodesse addirittura, invece è volata via. Ancora una volta Feynman era pronto a combinare guai. Boom, una bella sgorata addosso alla tipa. Ci pensa Feynman. Che facciamo? Non so, devo solo cliccare. Bello. Cosa sto giocando e perché c'è questa musica sotto? Che vuole fare il tipo? Dobbiamo giocare, vai, clicca, clicca. Ha spaccato il monitor. Dobbiamo spengere un incendio, Failman. Come facciamo? Perché non prendi dell'acqua? Usa questo tubo per annaffiare l'acqua. No, non è il tubo. Mettilo di qua, c'hai ragione. E dai, Edebenza! Il grande Failman. C'è un uomo nel deserto che sta per morire di sete. Allora, possiamo cliccare qua giù in fondo. Eccolo, arriva Failman. Che può fare una magia e far apparire l'acqua, immagino. Scava, 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 scava. Ah no, basta cliccare sopra, giustamente. Scavi col cartello. Ehi, la madonna. Acqua a volontà, baby. Arriva, arriva, non ti preoccupare. No, troppa acqua. Meglio troppa che poca. C'è un tizio con una radio in mano. Non so cosa voglia fare. Forse vuole farsi esplodere. Ha bisogno di elettricità. Failman si fionda sopra il coso dell'elettricità.
e gli dà direttamente i cavi. Vai ora così, il 720 ti diverti. Ma gli ha inculato il telefono carico, ma perché? Un altro uomo voleva provare a svaligiare una banca. Ti conviene venire qua? Guarda qua, c'è un muro già aperto. Pronto per Failman. No, dai, stavolta ha fatto il bravo. Ah, ok, era un film. Povera nonnina, c'è il gatto sopra l'albero. Vabbè, lo prendiamo, qual è il problema? Vai, Failman! C'è una scatola, beh, potresti prendere la scatola per prendere la motosega, giusto? E tagliare l'albero, no? Mi pare il minimo. Mica puoi tagliare il gatto. Ok, vabbè, è morta la nonna per salvare il gatto. Tanti auguri, tanti auguri, amore mio. Ci pensa Failman. Eccoci. Perché ho come l'impressione che ci rimane cieca sta tipa? Eccolo là. No, la sorellina è caduta in acqua. Oppure una bamba, non lo so. Come si fa a riprendere? Boh, butti dentro pure lei probabilmente. No, la cannuccia. Grande Failman, si è bevuto tutto. E adesso puoi riprenderti la bamboletta. È stato bravo. È la prima volta che Failman fa qualcosa nella sua vita. Delle papere dovevano attraversare la strada. Quando arrivò una macchina, Failman si buttò, la fermò. E bella roba. Ti piacerebbe? No, Failman. Come level failed? Puoi salvare le papere, puoi fare qualcosa. Non può fare nulla. Oh, meno male. Quattro incidenti per salvare due anatroccoli. Un autobus con una vecchina a bordo. Un tizio sta perdendo la fermata. E che devo fare? Non lo so, ho sbagliato. Non è questa la sequenza. Failman ci pensa lui. Buca la ruota della gomma e il tipo sale sopra. Il problema è che poi la ruota è bucata e quindi rimane comunque lì. Come l'impressione che esistano livelli infiniti di sta cagata e non so veramente cosa fare. Eclissi, c'è l'eclissi totale, Failman, fa qualcosa. Sparati sulla luna. Ah, questo è quello che è successo, è fatto esplodere la luna. Meteoriti sulla terra. L'epic fail più grande di sempre. Ah, ho finito. Grazie a Dio, perché non voglio più giocare. Bene, adesso io dovrei dirvi che il video è terminato. Sperare che vi sia piaciuto, chiedervi un mi piace, una condivisione e un commento. Come posso farlo con questo video? Non si può fare. Quindi oggi, a differenza di tutti gli altri video, ragazzi, io vi saluto. Ciao!